livelli etici, della forma di diritti commerciali, quindi controllano il mezzo del cervello. L'unità di intesa delle squadre ha destabilizzato la diarchia, Mosley e Eccleston, inserendo come terzi potenti interlocutori nella discussione sul futuro della Formula 1. In ballo ci sono ovviamente i soldi dei diritti tra centinaia di milioni di euro, dei quali fino ad oggi le squadre hanno ricevuto una minima parte. Eccleston è il punto della marcia, ma da dire è stato Mosley con la proposta di un copertutto a partire dal 2015. Una provocazione